Inspiro, sollevo le braccia verso l'alto, unisco i palmi e scendo con le braccia lungo i fianchi. E ancora inspiro, sollevo bene le braccia, mi allungo e fuori l'aria, palmi attaccati. E l'ultimo inspiro, espando la gabbia toracica, fuori l'aria, sento bene le coste che si cercano. Da qui ritorno con le braccia bene in alto e porto le mani sulle spalle, circonduzione indietro delle scapole e uno. Inspiro e fuori l'aria 2, apro bene il petto, in e 3, cambio il verso al contrario, apro il petto e chiudo lo sterno, apro 2 e fuori l'aria e l'ultimo apro e torno, da qui apro le braccia per fuori e 1, espiro 2, fuori 3, espiro, ritorno e chiudo i gomiti avanti, energiche le braccia e fuori 2, espiro 3. E 4, ritorno le braccia lungo i fianchi, roll down. Scendo lentamente una vertebra dopo l'altra. Mantengo inspirando e poi riavvolgo dal basso verso l'alto una vertebra per volta e snocciolo le vertebre. Porto le braccia bene verso il soffitto, inspiro e mi porto in punta al tappetino. E di nuovo roll down della colonna dal mento, scendo lentamente una vertebra per volta. Da qua tengo la posizione e mi allungo con la schiena, inspiro, schiena piatta e fuori l'aria ritorno col busto. Porto indietro le gambe una per volta e da qui vado nel cane, a testa in giù, appoggio bene i talloni a terra, su bene il coccige e poi appoggio le ginocchia ispirando e mi appoggio con i glutei sui talloni. Tengo da qui la posizione, sciolgo un po' la testa e il collo. Snocciolo le vertebre sempre una dopo l'altra e da qui mi porto in ginocchio, apro, sollevo le braccia e apro le braccia per fuori. Vado a ruotare il busto a destra e espiro, torno in centro, in e sinistra, fuori l'aria con il bacino più fermo possibile e ritorno, scapole bassissime e dall'altra parte strizzo bene l'addome, ritorno. Fuori l'aria per ruotare il busto, mantengo i glutei stretti e appoggio ora le mani a terra e vado nel gatto. Inspiro, arrotondo la schiena, bene la gobba e fuori l'aria distendo la colonna, guardo su. E ancora inspiro dal bacino, inizio a fare l'onda, la curva e poi distendo la schiena abbassando bene le scapole, lontane dalle orecchie. E ancora inspiro bene la gobbetta, spingo forte con le braccia, punto i piedi a terra e ritorno nel cane. Mantengo bene il coccige che sale verso il soffitto e inizio a pedalare e fuori l'aria e le ginocchia che vanno verso il bacino. Da qui snocciolo le vertebre e mi riporto nel bambino. Sciolgo la schiena, distendo bene le braccia. Snocciolo le vertebre una dopo l'altra e salgo. Lentamente ora ci portiamo in punta al tappetino, piedi larghezza fianchi e da qui porto le braccia davanti, snocciolo le vertebre, espirando e scendo lentamente una dopo l'altra, braccia lungo i fianchi, avvicino i talloni e i glutei, inspiro, preparo, fuori l'aria sale il bacino nel ponte, tengo i glutei strettissimi, inspiro e poi ritorno dall'alto verso il basso una vertebra per volta. E ancora, inspiro, preparo, fuori l'aria sollevo il bacino, glutei attivi, glutei forti e piccoli molleggi, fuori 1, spalle basse 2 e 3, espiro, scendo lentamente. E da qui porto le ginocchia al petto, mani sulle ginocchia, circonduco, inspiro e fuori l'aria, gli alluci rimangono sempre a contatto ed espiro, chiudo e al contrario, apro. Bene le anche che si stanno attivando e gli alluci sono sempre attaccati. Inspiro, preparo, giù le braccia e vado a toccare il terreno prima con un piede e poi con l'altro. Inspiro e fuori l'aria, tabletop e ancora fuori e in, fuori l'aria e torno. Ora porto le mani dietro la testa, inspirando, fuori l'aria sollevo il busto e lo ripeto, sempre solo le gambe, alterno fuori e salgo, espiro e tavolino, espiro e salgo.
espiro e su. Fuori l'aria, l'addome deve essere bene forte, piccoli molleggi, salgo, l'ombelico che sparisce, vai indietro, sali, sali, fuori l'aria e ancora, e scendi giù a terra. Porto le braccia lungo i fianchi e da qua stendo le gambe insieme verso l'avanti. Se è troppo difficile, porto le gambe bene verso il soffitto, l'addome bene contratto, la schiena è tutta attaccata al terreno. Inspiro e fuori. Inspiro e appoggio un piede dopo l'altro. Da qua ritorno nel ponte, inspiro, contraggo i glutei, porto le braccia in alto. E inspiro e giù le braccia. Inspiro e fuori l'aria. Ancora in ed ex. Inspiro, mantengo le braccia e scendo col bacino. Da qui vado a portare la gamba destra a tavolino, mani dietro la testa e ruoto il busto a destra. Ritorno, espiro, ruoto e torno. Bene gli obliqui attivi, fuori l'aria, ritorno e scendo. Distendo bene le braccia, inspiro, porto la gamba sinistra a tavolino e sul busto. E ruoto a sinistra, fuori l'aria 2 e torno. L'ombelico bene indietro e torno. L'ultimo, ritorno e scendo giù a terra, distendo le braccia. Giù le braccia lungo i fianchi e vado con la gamba destra a fare dei piccoli cerchi al soffitto. Inspiro e fuori l'aria. In ed ex. Cambio il verso 1 e fuori l'aria 2. Disegno un cerchio 3. E l'ultimo, piede a martello, bene la caviglia, flex e punta. 1 e 2, fuori l'aria. Ritorno e appoggio, l'altro fletto e stendo. Prima i cerchi e in e fuori, e in e fuori. Cambio il verso 1, espiro 2, fuori l'aria 3, gamba bene ferma di terra e punta martello, punta martello, punta, ritorno e appoggio i piedi a terra. Porto le braccia bene dietro la testa, le mani intrecciate. E fuori l'aria mi chiudo a pallina, le gambe salgono insieme al busto, fuori l'aria e ritorno, inspiro. Bene la schiena è tutta attaccata, fuori l'aria e inspiro. Fuori l'aria per salire e da qui stendo, singole stretch, una gamba per volta, e fuori l'aria, espiro ogni volta che stendo. Ritorno, piccoli molleggi, gamba a tavolino, solo il busto che sale, fuori l'aria. Attivando bene l'addome, sempre respirando, ritorno e mi allungo, distendo le braccia e le gambe. Da qui roll up, inspiro e fuori l'aria per salire, una vertebra dopo l'altra. Mi allungo e vado a tirare il gomito destro e il gomito sinistro. Inspiro e fuori l'aria, come per lanciare una freccia. E fuori l'aria per ruotare e in. Appoggio le mani e mi vado a mettere lateralmente nella posizione della sirenetta. Apro da qui le braccia in fuori e appoggio la mano sinistra a terra. Inspiro e fuori l'aria salgo. Inspiro dall'altra parte e fuori. E ancora inspiro, tiro bene il fianco e fuori l'aria. Inspiro, guardo la mano di terra, ritorno e l'ultimo, inspiro, addome contratto e salgo, inspiro e ritorno. Da qui vado ad appoggiare tutte e due le mani al terreno e mi preparo per la plank. Stendo tutte e due le gambe, glutei stretti, scapole lontane dalle orecchie, mantengo inspirando ed espirando, l'addome stretto. E poi vado nel cane, sempre spingendo bene il coccige verso il soffitto. Da qua ritorno nella plank, stringo bene forte i glutei, inspiro, stringo la pancia, espiro. Appoggio le ginocchia a terra e mi allungo bene indietro. Snocciolo le vertebre, una vertebra dopo l'altra. E ci portiamo per fare l'altra sirenetta. Apro le braccia e inspiro, vado a flettere lateralmente e torno fuori. Inspiro, fletto e ritorno. E ancora due, inspiro e fuori l'aria. Inspiro, le spalle sempre lontane dalle orecchie.
l'ultimo inspiro, addome bello forte e torno. Inspiro, abbasso le spalle e ritorno per fuori. Da qui ritorno con tutte e due le mani, mi appoggio. Stendo le gambe e vado nella plank. Da qui sollevo e nel cane. Appoggio bene il piede sinistro e cerco di spingere al soffitto la gamba destra. Raccolgo la gamba e sfioro il tappetino. Ritorno gamba estesa. Inspirando, fletto, porto la gamba avanti e fuori l'aria salgo. Inspiro, fletto e fuori l'aria su, fin dove riesco. Inspiro, avanti, appoggio. Allunghiamo l'iliopsoas, mani sul ginocchio. Espirando, premendo bene il coccige verso la terra. Inspiro le braccia e apro i gomiti. Inspiro come per infilare un cappello e apro. E inspiro, sollevo fuori l'aria, giù i gomiti. Ritorno a terra con le mani e ritorno nel cane. Spingo sempre bene sul coccige. Sollevo l'altra gamba sul soffitto, rientro con le spalle. Inspiro, avvicino il ginocchio, fuori l'aria, stendo. Inspiro, avvicino il ginocchio, spalle bene forti che spingono. Inspiro, schiena in allungo e fuori l'aria. E l'ultimo inspiro, appoggio il piede. Metto bene le mani sul ginocchio e schiena dritta. Inspiro, mi allungo. Sollevo le braccia e poi fletto i gomiti per fuori. Inspiro, vado a salire con le braccia in alto. Fuori l'aria, infilo il cappello, giù i gomiti. Inspiro, sollevo le braccia e fuori l'aria, giù i gomiti. E da qui appoggio le mani a terra e vado indietro, mi allungo, bambino. Rilasso la testa, il collo e le spalle. Snocciolo lentamente le vertebre una dopo l'altra. Da qui mi appoggio e mi siedo. Incrocio le gambe, porto le mani sulle spalle, mano sinistra, spalla destra, mano destra, spalla sinistra. E tiro, fletto lateralmente il collo, prima da una parte, espirando. E poi ritorno in centro. E da là giù il mento che scende, espiro e salgo in. Lascio a terra il braccio destro e vado a flettere a sinistra la testa. Inspirando ed espirando. Riporto, abbasso il braccio sinistro e fletto verso destra la testa. Spalle rilassate e ritorno. Giù bene il mento e lascio le braccia, inspiro, sollevo e fuori l'aria. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima lezione.